veramente un mondo che non ne vuole più sentire. Questo si determina, a mio giudizio, nel modo più eroico, se vogliamo, nell'operato di Josef Ratzinger, che io leggo come la voce di estrema ed eroica resistenza rispetto a questi processi. Josef Ratzinger ha rappresentato, la massima resistenza, a mio giudizio, rispetto a questi processi, e il fatto che sia stato oggetto di una damnatio permanente da parte della civiltà dello spettacolo, da quando si è insediato anche ora post mortem, è la spia che ci segnala dell'inconciliabilità fra il suo operato e la civiltà della tecnica. Il discorso di Josef Ratzinger è stato un discorso, a mio giudizio, di riferimento non solo per i cristiani, ma anche per gli uomini di ragione, perché Josef Ratzinger ha rappresentato l'estrema difesa non solo della fede in un mondo dissacrato, ma anche delle ragioni della ragione. Ha provato in qualche modo quasi come un novello Anselmo d'Aosta nel nostro tempo a unire di nuovo fra loro logos kai pistis, la ragione e la fede, queste due dimensioni che oggi sono egualmente offese dalla civiltà dei mercati. La civiltà dei mercati non offende solo, come pure evidentemente fa, la fede, il sacro e la trascendenza, ma offende ogni giorno di più anche la ragione, perché quella che ci propone e ci propina come ragione in realtà è il calcolo, è la ragione strumentale, la ragione come capacità discorsiva, la ragione come ricerca della verità, la ragione come dialogo filosofico volto alla ricerca della verità, è massimamente dissacrato anch'esso dall'epoca dei mercati. E quindi Ratzinger ha rappresentato, nella lettura che ne do io, una eroica resistenza rispetto a questi processi. Il discorso di Ratisbona del 2006 è stato forse il più alto punto di magistero pubblico anche che Ratzinger ha svolto su questo tema. In quel testo, in quel discorso di Ratisbona, Ratzinger metteva al centro l'idea di una fede che procede sun logo, con il logos, a stretto contatto con il logos, e ci metteva in guardia Ratzinger non solo dalle pericolose derive di una religione senza più il logos, che è destinata a farsi fanatismo, è destinata a farsi schwärmerei, superstizione, fanatismo, violenza, integralismo. Ratzinger insiste sul fatto che ragione e fede nell'Occidente sono insieme, procedono di conserva, ma ci metteva altresì in guardia rispetto ai pericoli di una ragione tecnoscientifica sciolta da ogni ancoraggio nella verità, di ogni ancoraggio nella religione, nella fede. E quindi c'era una evidente stoccata contro i pericoli dell'odierno tecnoscientismo, quello che pretende di manipolare l'ente nella sua totalità e quindi anche la vita umana. Quello è un discorso programmatico, direi, che si trova diversamente espresso nei testi di Ratzinger, naturalmente, ma che lì diventa messaggio caratterizzante e pubblicamente sviluppato. Ratzinger ha rappresentato la centralità di questo insegnamento, ha messo in guardia rispetto alle derive del nichilismo contemporaneo e resta un punto di riferimento, a mio giudizio, fondamentale, il tentativo di aprire il cristianesimo al mondo, di parlare il linguaggio del mondo, di in qualche modo sfrondare il cristianesimo dei suoi